spettacoli, cinema, musica, laboratori e testimonianze sul continente africano e le sue criticità ed il suo infinito fascino. Si dice che chi torni dal continente nero soffra di mal d'Africa e a giudicare dagli sguardi dei volontari dell'Africa Chiama che tornano dalle loro missioni, si direbbe proprio che questa saudade africana esista per davvero. Ma l'Africa soffre di mali atavici, ancora nel XXI secolo, carestia, siccità, malnutrizione e guerre sono ben lontani dall'essere debellati e di flussi migratori ai quali stiamo assistendo ne sono una grande testimonianza. Lo scopo della settimana africana ogni anno, da ben 22 edizioni, è sempre lo stesso: accendere i riflettori e scuotere le coscienze su questo continente che deve essere aiutato a camminare da solo. Come dice l'inossidabile presidente della ONLUS Fanese, aiutiamoli a casa loro, l'Africa deve essere fatta dagli africani. Speriamo che il programma che abbiamo allestito con tanta fatica possa interessare e possa richiamare l'attenzione sui problemi ai quali cerchiamo di dare una soluzione in Kenya, Tanzania e Zambia con i nostri interventi umanitari a favore di circa 18.000 bambini e ragazzi in grave difficoltà. Una settimana che offre tanti spunti e approfondimenti tra le pieghe di un programma fitto e completo. La settimana africana si conclude come ogni anno sabato 7 ottobre ai Giardini del Pincio. Partiremo dalle 16.30 con laboratori e attività per i bambini, e musica con il coro gospel, suoni del mondo, Unisensus, Sista Ila e il gruppo, diciamo così, più atteso che ci farà ballare, i Rumba de Bodas. Ovviamente ci sono poi tantissimi altri appuntamenti che potete però visionare con calma attraverso il nostro sito internet, che è www.l'africachiama.org, e vi aspettiamo.